È stato proclamato sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, torna dopo il primo mandato durato 4 anni e mezzo e terminato anticipatamente nel novembre scorso, dopo le dimissioni contestuali di 17 consiglieri comunali. Melucci, a capo della coalizione di centrosinistra Ecosistema Taranto 2022, ha vinto al primo turno ottenendo 49.764 voti, pari al 60,3% delle preferenze. La cerimonia di proclamazione si è svolta nella sede della Polizia Locale. In questi mesi abbiamo provato anche con l'incarico da consigliere del Presidente della Regione ad accompagnare comunque i dossier delicati di questa città, perché ne siamo innamorati al di là dei risultati politici, insomma. Devo dire che già dalle primissime ore dell'esito del voto popolare abbiamo ripreso ovviamente i contatti in maniera più o meno formale con la Regione Puglia, con i vari ministeri. Già lunedì siamo a Roma, insomma, per una tornata importante di incontri, perché abbiamo veramente tanti dossier che vanno in scadenza quest'estate, bisogna recuperare un po' di tempo perduto, soprattutto sul cronoprogramma dei giochi del Mediterraneo e di alcune gare importanti come quella delle BRT. Quindi, insomma, senza soluzione di continuità, anche se con un po' di fatica, però siamo già tutti al lavoro e, insomma, spingiamo Taranto verso quel modello di sviluppo al quale abbiamo lavorato in questi anni. A seguire, Melucci si è recato a Palazzo di Città, accolto dal commissario straordinario Vincenzo Cardelicchio, dai 3 subcommissari Rocco Bucoliero ed Albertini, dal segretario generale Eugenio De Carlo e dai dirigenti del comune. Nel Salone degli Specchi è stata consegnata al sindaco la fascia tricolore recante lo stemma comunale a simboleggiare lo scambio del testimone tra le due autorità e la piena assunzione delle funzioni di ufficiale di governo e di capo dell'amministrazione comunale. Noi abbiamo uno schema in testa abbastanza trasparente, abbastanza generoso nei confronti di tutte le forze che compongono la nostra maggioranza. Ora, nelle prossime ore, incontreremo tutti i nuovi gruppi consigliari, anche se abbiamo da attendere qualche settimana per la formalizzazione, insomma, di tutti gli eletti. Però, per quanto dipende dal sindaco, insomma, settimana prossima noi vorremmo varare la giunta, avere anche forze fresche per continuare a seguire i dossier e rimettere in moto la macchina.